Eccomi, buonasera, buonasera a tutte, sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia come mio solito, perché chi mi conosce sa che difficilmente riesco a essere in orario. Ben arrivate, il Natale si sta avvicinando e quindi i preparativi si fanno sempre più frenetici. Oggi voglio decorare con voi i due gufetti utilizzando il cutter che trovate online, che abbiamo caricato su www.stampiperbiscotti.it a forma di palla di neve. Ma come promesso volevo farvi vedere che bello che è il nuovo cutter. Eccolo qua, è un set composto da quattro pezzi, che sono il regalo e le tre parti dell'elfo. Viene un bel maxi biscottone da 16 centimetri complessivi e appunto è diviso in tre pezzi separati. Non l'ho ancora colorato perché vi volevo fare il video, quindi appena ho un secondo vi preparo il video anche con l'elfo. Ma veniamo a noi. Quello che volevo fare oggi era una cosa leggermente diversa, cioè volevo andare a colorare la pasta frolla da cruda, ok? Allora, innanzitutto io mi sono già preparata la pasta frolla stesa per questioni ovviamente di comodità. Quindi, che cosa utilizzeremo oggi? Ovviamente pasta frolla, il nostro cutter palla di neve e utilizzeremo colori in gel e colori liquidi, perché il colore in gel, quando poi io lo uso sulla frolla cruda e vado a cuocere, asciuga perfettamente, mentre se devo colorare, come nel caso dei gingerbread o dello gnomo di Babbo Natale, la pasta frolla cotta, io non amo utilizzare i colori in gel perché altrimenti il rischio è che rimangano poi bagnati, ok? Quindi andiamo a imprimere il nostro biscotto. Aiutiamoci come sempre con un qualcosa che io in questo momento non trovo, ovviamente, che è un pennellino, eccolo qua, pulito sempre per evitare che si deformi il biscotto, ok? Quindi, ok, e abbiamo impresso la frolla. Leviamo l'eccesso. Ok, mi siete silenziosi, nessuno che mi parla, non c'è nessuno. Ah, eccoti! Ciao Roberta, ben arrivata. Dicevo, nessuno, non c'è nessuno oggi. Ho scelto la domenica sbagliata. Allora, ora noi vogliamo andare a creare i gufetti. I gufetti staranno su un tronco di legno. Quindi la prima cosa che io voglio fare è andare a crearmi una linea per distinguermi, cioè per segnare dove andrò a mettere il tronco su cui staranno i gufetti. Quindi più o meno a 2/3 della palla io mi segno una linea, così. Deve essere una linea che segno io, ok? Cioè un qualcosa che serve a me per prendere un po' le misure. Dopodiché vado, aspettate che cercavo ma non lo trovo, va bene uguale, sempre con il pennello mi vado a segnare tre linee, che sono uno, ora poi vi spiego anche perché, 2 e
3. Ok, ora prendiamo del colorante. Io utilizzerò del Fractal. Ciao Manuela, ciao, ben arrivata. Del Fractal liquido per aerografo, ma è sempre comunque a base acqua, quindi ricorda molto il colore in gel, ok? E sempre un colore liquido per aerografo bianco. Questi lavori che stiamo facendo li potete tranquillamente fare anche con i colori in gel. Infatti, dopo utilizzeremo colori in gel. Allora, ci prendiamo un pennello. E cominciamo a colorare. Cominciamo a dare delle pennellate di bianco, così. Ok? In questo modo. Poi, spero di non fare un patatrac. Mi metto un po' di colore, questo qua della Fractal qui. E vado a segnarmi la prima linea, anzi me le segno subito tutte e tre, una e due, che poi ovviamente sono due, sono tre. Ok, mi crea tre spazi. Ora cosa faccio? Mi vado a sfumare il nero sul bianco. Così. E prendo sempre un po' di bianco in questo modo. Devo ricreare praticamente delle assi di legno, ok? Quindi in questo modo. E picchiettiamo con molta delicatezza, perché la frolla in questo caso è cruda, non è cotta. Quindi così. Ok. In questo modo. Perché picchietto? Picchietto per andare a distribuire il colore. Un po' di bianco e vado avanti così. Così, vedete come si sta. Ciao Ornella, grazie, grazie mille. Che bello, grazie. Mi fa piacere. Allora, così, sempre il nero, che in realtà quello è un grigio platino, però all'occorrenza lo usiamo come nero e va benissimo. Ok? Così e così. Picchiettiamo, così il colore si distribuisce così. Perfetto. Ok. E così. Ora io poi magari non ve lo faccio proprio tutto tutto, perché poi alla fine è sempre la stessa cosa e diventa magari poi noioso. Una volta capito come funziona il giochino, ovviamente tutta la. Andiamo a scurire un po', come sempre, i bordi. Ok. E così. Sempre un po' di bianco e procediamo in questo modo. Sì, ce li ho le novità in arrivo, Manuela.
ce ne ho tante, però saranno. Allora, sul sito abbiamo già caricato la natività, abbiamo caricato la palla di neve, abbiamo caricato il kit elfo che vi ho fatto vedere a inizio video. Adesso, questa settimana dovremmo riuscire a fare anche gli ultimi cutter, sono stupendi, sono veramente meravigliosi per Natale, così a quel punto avrete tutto disponibile sul sito in qualunque momento. È che ovviamente siete tante e voglio sempre cercare di servirvi nel più breve tempo possibile e quindi poi alla fine non c'è sempre il tempo per riuscire a fare proprio tutto nei tempi in cui mi piacerebbe riuscire a farli, ecco, diciamo così. Ok, però sì, questo è già online se lo vuoi, Manu. L'abbiamo caricato proprio oggi. Quindi andiamo così, continuiamo a picchiettare. Vedete come si sta creando proprio la sfumatura, no? Ciao Antonella, ben arrivata. Prendiamo ancora un po' di bianco. Ora qua la frolla un pochino, ovviamente, si sta bagnando, ok? Ma tanto poi va in cottura, a parte che asciuga comunque, ma andando in cottura, a me che si bagni, fondamentalmente interessa fino a un certo punto, ok? Ok. Così. Ok. Ripeto, per chi si fosse collegato soltanto adesso, questa è frolla cruda, non è cotta. Il fatto di colorare la frolla con i colori in gel prima della cottura, come vi dicevo, fa sì che possiamo poi, cioè la frolla poi asciuga perfettamente quando andiamo a cuocerla e non rimane bagnata, ok? Perché colorando invece con colori in gel la frolla cotta, a me personalmente non piace perché poi comunque la frolla si impregna di come si dice, di acqua, della parte acquosa del colorante e il rischio è che perda la sua friabilità. Quindi, così. Cosa dite? Lo faccio tutto? Vabbè, ormai lo faccio tutto. Tutte le volte vi dico che non ve lo faccio tutto e invece poi alla fine lo faccio tutto perché mi spiace non farvelo tutto, quindi magari lo faccio un pochino più velocemente, eh? Tanto come funziona il giochino qua lo avete capito perfettamente. Quindi finiamo di sfumare questa parte e direi che a questo punto ci siamo. Ok, questo lo abbiamo fatto. Facciamo un secondo ancora la parte superiore, proprio un attimo, tanto ci vuole un secondo. Ok, oh, se avete domande fatemele, così. Ah, eccoti. Melania, ciao, dimmi tutto. Allora, le tempistiche. Allora, solitamente nelle normalità, cioè immagino che tu mi stia parlando di stampi personalizzati. Allora, solitamente riusciamo a realizzare uno stampo personalizzato nell'arco di 2 o 3 giorni, ok? Quindi nell'arco voi mi mandate il disegno, quindi nell'arco di un paio di giorni riusciamo solitamente a ricreare lo stampo. Ora siamo sotto Natale e quindi dobbiamo finire la collezione natalizia. In questo preciso momento le tempistiche per uno stampo personalizzato sono un po' più lunghe, cioè
sono almeno di 10 giorni, 2 settimane, perché non abbiamo proprio il tempo materiale, a patto che voi non ci mandiate un file in formato vettoriale, che allora semplifica e velocizza il tutto. Ma se dobbiamo, cioè se il grafico si deve mettere lì e ridisegnare il cutter, allora a quel punto, ripeto, in questo preciso momento i tempi si allungano. Ciao Barbara, ciao Lorenza, ben arrivate, ciao tesori. Allora, ora che abbiamo creato questa cosa, la sfumatura, riprendiamo la pasta frolla, ok? E andiamo a stenderla così. Creiamo una sorta di salsicciotto, serpentello, chiamiamolo come vogliamo, e appoggiamolo sulla linea che avevamo creato all'inizio, in questo modo. Dopodiché, o con un pennello o con uno stuzzicadenti, con quello che volete, lo innanzitutto schiacciamo bene. Ok? Così. E andiamo a creare. Io utilizzo uno strumento a punta, ripeto, anche uno stuzzicadenti va benissimo. Andate a creare delle sorte di venature in questo modo. Mi raccomando, sottile la pasta. Perché sennò poi in cottura è un disastro. Ok, Melania, grazie mille. Appena poi ho finito vado a vedere. Ora rifacciamo la stessa cosa, ma stendendo la pasta frolla molto più sottile. E andiamo a mettere uno, tipo così. Ok. E come prima schiacciamo un po' e come prima ci creiamo delle venature in questo modo. Ecco qua. Uno. Poi. Ammetto che avrei voluto prepararvi la ghiaccia reale, fare e rifinire il biscotto con la ghiaccia reale, ma ahimè non ho avuto assolutamente tempo oggi, quindi o ci interrompiamo dopo e ci vediamo la prossima settimana e lo finiamo la prossima settimana, oppure lo finiamo semplicemente dipinto senza ghiaccia, perché non ce l'ho fatta a prepararvela. Ora questo io potrei anche questo colorarvelo e poi rifarlo come video, eh? Sì, in effetti potrei anche fare così. Questo lo assottigliamo ancora un po' e lo mettiamo qua. Ok. Leviamo l'eccesso. Qua ne prendiamo un pezzettino e lo mettiamo qua. E lo andiamo ad uniformare. Ok, adesso ci dobbiamo. Ti piacerebbe con la ghiaccia? Vabbè, questo sarebbe stato solo rifinito, con la ghiaccia non sarebbe stato proprio con la ghiaccia, però insomma, potrei cuocere poi questo e farvi magari un video dove semplicemente lo decoriamo, oppure la prossima settimana potrei vedere di preparare proprio la ghiaccia insieme a voi e
e cercare andare a decorare dei biscottini con la ghiaccia. Sì, potremmo anche fare così. Adesso vediamo un attimo. Allora, cosa ho fatto? Ho creato due palline, vedete? Di due dimensioni leggermente diverse, una più grande e una più piccola. Quindi partiamo dalla grande, andiamo a lo stendiamo così, poi lo schiacciamo bene, schiacciando, cercando di schiacciare il più possibile i bordi. Ok? Dobbiamo arrotondarlo in questo modo. Ok. Perfetto. Così. Una volta fatto questo, ce lo andiamo a posizionare qua sopra. Ok. Stessa cosa la facciamo con la pallina un po' più piccolina. Quindi la appiattiamo un po'. Così. Ok. Perfetto. E anche lui lo andiamo a mettere qua. Sempre con il pennellino lo rifiniamo in questo modo. Uno e direi due. Ok, adesso mettiamo via la frolla, prendiamo colorante rosso gel, così. Allora, sì, mi creo una linea qua sopra. Così, poi così e così. Poi, aspettate, perché qua se no mi gocciola poi. Ok, ora, senza andare a diluire nulla, con il gel, ok, vado a colorare. Perché non diluisco? Perché in questo caso il grasso della pasta frolla mi aiuta a stendere bene il colore. Ok? Quindi così vado bene. Quindi in questo modo, ok, e la stessa cosa la vado a fare sopra, così. Vedete come comunque il colore si stende molto bene, no? Ok, ora. Grazie, grazie Roberta. Ciao Ornella, ben arrivata. La stessa cosa la faccio qua, ma sul cappello, in questo modo. Ok, mi prendo un pochino del nero e vado a creare una sfumatura più scura per creare un'ombra. Così. Non so se voi a monitor riuscite a notarla,
perché deve essere proprio leggera, è giusto per creare un po' di tridimensionalità. Quindi così. E così qua sotto. Poi, sempre con il pennello e con il nero, vado a crearmi la sciarpa. Così. 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 Ci siamo, eh? Ok, fatto. Ora, colorante in gel turchese. Dobbiamo, aspettate che chiudo il rosso prima di fare dei guai, perché poi io mi conosco. Ok. Dobbiamo fare la stessa identica cosa. Quindi, anche qua mi vado a creare lo spazio della sciarpa. Ok. E comincio a dipingere il mio gufetto. Così. Così. Poi, visto che questo è molto turchese, io lo diluisco con un pelo di bianco, ok? Ma semplicemente perché è molto scuro e non lo voglio molto scuro, questo vi dico la verità. Ok. Quindi, così, e così, e così, e così. Sono noiosa? Dico sempre le stesse cose? Ditemelo, se sono noiosa. Che me ne rendo conto, che a volte sono un po'. Ok. Così, e in questo modo mi schiarisco ancora un pelino qua. Ok, faccio la stessa cosa che ho fatto sul rosso, quindi vado a creare un po' di tridimensionalità con il nero, scurendo sotto. Ok, grazie Ornella, sono contenta che ti piacciono, mi fa molto piacere, grazie mille. Ma io non vedo l'ora di vedere i vostri, però. Allora, aspettate perché ha ricominciato a tremarmi la mano. Che poi ora io vi ho fatto i gufi perché mi piacevano, però potete fare con la palla di neve veramente quello che volete, potete fare il pupazzo, potete farci l'albero di Natale, cioè potete fare veramente qualsiasi cosa, eh. Ora, come prima abbiamo fatto il cappello, anche adesso facciamo il cappello. Così. Ah, mi sa che ne ho usato, che ne ho preso troppo. Infatti, me ne sono accorta. Fatemi pulire perché ne ho preso veramente troppissimo. E quindi così. Ok. Adesso. Fatto. Basta. Non lo tocco più. Chiudo i miei colori. Ma grazie a te, Sara. Grazie infinite a te e a tutte voi per seguirmi, per esserci. Per chiedermi, a me quando mi chiedete mi fate felice, mi diverto un sacco, quindi grazie infinite a voi, veramente. Colorante marrone.
col colorante marrone vado a colorarmi la il tronco. Ok. Così. Sempre liquido o gel? Vabbè, un po' rossastro perché non avevo pulito bene il pennello. Notate che sto usando sempre lo stesso pennello, quindi è venuto un po' rossastro. Ora coloro questi rametti. Ok, così. Poi, dopo che ho colorato i rami a rilievo, vado a crearmi due dettagli. Quindi, sempre col marrone, carico un pochino di più il pennello e allungo. Così. Così. E così. Avete visto? Ho allungato il disegno, ok? Poi la stessa cosa la facciamo qua su. In questo modo. Ok. E direi che la facciamo anche di qua. Quindi praticamente partiamo da dove finisce la frolla che abbiamo aggiunto noi e proseguiamo, ok, nella pittura. Dopodiché scuriamo un po', creiamo un po' di anche qua di tridimensionalità perché sennò rimane estremamente piatto e soprattutto qua sotto, ok? Così. Ok. In questo modo. Si riesce a vedere la differenza di colore anche a monitor, ragazze? Si nota dove abbiamo scurito e dove no? Perché a volte ho paura che con le luci perdiate un po' di percezione del colore, ecco. Esattamente, esattamente Antonella, assolutamente sì. Io non uso i colori liquidi o comunque in gel sul biscotto cotto, perché la paura che poi si impregni la frolla, che rimanga anche del gusto del colore. L'unica cosa che utilizzo sul colore, sul biscotto cotto, ad esempio, è il colorante in polvere diluito in alcol alimentare. Perché? Perché l'alcol alimentare evapora immediatamente, capito? E quindi evaporando subito non ho più la problematica del... Scusate, devo intanto pulire un attimo il pennello che ho bisogno di nuovo del bianco. Se io vado a diluirlo in alcol alimentare, l'alcol evapora e non bagna la frolla. È l'unica volta che utilizzo un colore che non sia in polvere sul biscotto già cotto, ok? Ora, sempre col colorante bianco, vado a disegnarmi la neve qua sotto. Poi non è che la disegno, coloro semplicemente, anche perché è una palla di neve, quindi se non ci metto la neve, che palla di neve è? Quindi così. Allora, ancora un po'. Ci siamo. Ci siamo quasi. Ok,
A posto. Detto questo, in una situazione normale, voi dovreste prendere il biscotto, metterlo in frigorifero per almeno mezz'oretta. Dopodiché, forno statico a 165-170 gradi, e infornate per circa 16-17 minuti. Ipotizziamo che siano passati questi fantomatici 16-17 minuti e eccolo qua il nostro biscotto cotto. Vi faccio vedere con i gufetti in tridimensionale, come si dice, il tronco tridimensionale, eccetera, eccetera. Dobbiamo rifinirlo. Quindi la mia idea era di rifinirvelo con la ghiaccia. Ovviamente in questo momento la ghiaccia non ce l'ho perché non l'ho preparata. Quindi andiamo semplicemente a colorare. Quindi colorante ho utilizzato il colorante in gel sulla frolla cruda Mary. Con il colorante bianco in polvere diluito in alcol alimentare andiamo intanto a creare qua il bianco del pelo. Quindi così. Mi raccomando, quando diluite in alcol alimentare, soprattutto il bianco, mettete il colorante goccia a goccia, poco alla volta, perché deve essere coprente. Se voi lo diluite troppo, non è più coprente, ok? E la stessa cosa la andiamo a fare di qua. Ok, poi andiamo a crearci i pompon dei capelli, ok, in questo modo, e andiamo a creare un po' di neve. Sui rami. Così. Ok? In questo modo. Ok. Ok, ci siamo quasi. Un po' di neve anche qua. Così. Vedete? Come se fosse. Ok, ci siamo, eh. Mi piacciono troppo. Li trovo troppo teneri. Ok, scusate. Lo so che chi si loda si imbroda, ma a me piacciono troppo. Mi piacciono troppo, dai, su. Assolutamente sì. Sì, una volta che è cotto e il colore asciugato, vedi, io sto andando. Questi tra l'altro sono colori. Questo qua è alcol, quindi è liquido. Ora ti faccio vedere con la polvere, ok? Fatto questo, andiamo a crearci. Allora, aspettate perché mi trema, eh? Allora, oh, issa, ho bisogno di colore. Occhietto 1, occhietto 2, occhietto 3, occhietto 4, 1, 2. Ora, questi avrei potuto farli anche prima, però insomma, quindi così, questi fatti con la ghiaccia sarebbero venuti benissimo, ma ve lo ridico? Non ce l'ho fatta, non l'ho fatta la ghiaccia. Sono molto triste. Uno, due. Io questo vedi, è un po' troppo diluito e quindi devo darci un po' di più. Ok? Poi, dov'era? Va bene, colore nero. Facciamo gli occhietti,
1, 2, 1 e 2, così. Poi, ho bisogno del giallo. Va bene, prendiamo questo qua, colore giallo, e vado a ripassarmi un po'. Ora voi questo veramente lo vedrete poco, eh? Il beccuccio. Ora, cos'è che vi volevo far vedere? Ah, sì, come sfumare. Praticamente, se trovo il nero in polvere, eccolo qua, colorante nero in polvere, con un pennellino vado a rifinire un attimino la sfumatura, questa qua. Aspettate che se no non vedete, lo faccio da questa parte. Ok, così. Per aumentare un po' la tridimensionalità, no? Vedete? E se vogliamo ci andiamo a creare un po' di tipo di ombreggiatura anche qua sotto. Così. Così. Poi qualche briciolo ovviamente si può staccare, ok? Ma non è un problema, non è che si rompe o che vado a rovinare il lavoro. Certo, dobbiamo essere sempre un po' delicati, ecco, perché sennò ovviamente riflettiamo sul fatto che stiamo sempre comunque parlando di pasta frolla, ok? Ora l'ultima cosa che volevo fare, aiuto, mi stavo portando via il piano di lavoro, ve lo faccio con, vediamo se lo trovo, aspettate che devo recuperare i colori perlati che ce li ho da qualche parte, sono sicura. Cosa uso? Questo? Mi piace questo? No, vabbè, proviamo. Guardate, è ancora chiuso questo. È un rosa, è un oro rosa. Vediamo un po' come viene. Lo apriamo in diretta e vediamo come viene. Prendiamo, urca. Non so se è un oro rosa, non so bene che colore sia, però avevo questo, mi piace. Quindi lo proviamo, prendiamo un po' di colore e andiamo a colorare la base della palla di neve, così, che poi voi potete farla d'oro, d'argento, ma anche rossa, eh. Ecco, forse questo è un colore che ora a monitor non riuscite a vedere, perché è molto, è un colore molto simile al colore della frolla, e quindi ora magari ve lo tiro su, così ve lo faccio vedere, eh. Ok, aspettate, ok, ci siamo quasi. Dai, sì, la prossima volta se riesco vi faccio un po' di ghiaccio, va bene? Perché non mi sta molto simpatica la ghiaccia reale, io devo dire la verità. E quindi tento sempre ad utilizzarla. Anche l'altra volta mi aveva rotto le scatole la ghiaccio, se non mi sbaglio, anche l'altra settimana. Vediamo se si vede l'effetto perlato. Un pochino, poco poco, perché a monitor lo perdo un po'. Va bene, ragazzi. Comunque, il senso credo che lo abbiamo capito tutti, ok? Questo è il biscotto che abbiamo realizzato. Trovate il cutter palla di neve e tutti gli altri cutter su www.stampiperbiscotti.it.
Se avete bisogno di qualunque cosa, mi scrivete, se ci avete domande, se ci sono cose che vorreste chiedermi, cose che non vi sono chiare, io sono sempre a vostra disposizione. Vi mando un abbraccione, vi ringrazio, vi auguro buona domenica sera e ci vediamo, spero, la prossima settimana per una nuova diretta. Grazie mille per essere state con me, alla prossima. Baci baci. Ciao!